comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai. Buonasera, voglio e forza Napoli, apri c'è un giorno, giustamente proprio per il calendario che è uscito della Serie A 2018-2019. Beh, voglio tanto bella all'inizio per Napoli, non è proprio che porto. Però vi sono sincero, sento tanti tifosi del mio Napoli, sento tanti tifosi che si lamentano. Abbiamo beccato squadre toste, per esempio la prima Lazio-Napoli, bella partita pure questa, prima. La seconda subito top, la seconda Napoli-Milan. Comunque, nelle prime 10 partite ce le abbiamo tutte le squadre più tustanelle, tutte, tranne una che ce l'abbiamo alla penultima di campionato, che è l'Inter. Gran big match pure quella, quindi è la penultima. Beh, io adesso c'ho da dire una cosa, i tifosi del mio Napoli, e voi gli dici, ovviamente ci stiamo alla Madonna, addirittura qua giù, però una cosa lasciatemela dire, è vero che si mandi Rubendino, ok, puriso anti Rubendino, ma basta questo Rubendus sempre in bocca, non è con calendario ha fatto sciare Rubendus. È vero che la Juve ha preso delle partite a inizio campionato molto ma molto alla portata, però è anche vero, noi mo le affrontiamo noi, e vabbù, ma però per affrontare voglio precisare pure una cosa, che io non sottovaluto nessuno, dalla prima all'ultima, dalla prima, cioè Raiu, fino a Frosinone, io non sottovaluto nessuno, però posso dirvi che le prime 10, come la prima 19 agosto, Lazio-Napoli, poi il 26 agosto Napoli-Milan, poi c'è la Samp, vabbè, il 2 settembre Napoli-Fiorentina, già qua ancora, poi Torino-Napoli il 23 settembre, poi 26 settembre Napoli-Parma, 30 settembre c'è il grande settima, alla settima giornata c'è la grande partita a Torino, andiamo prima là, quindi l'ultima ce l'abbiamo in casa, è importante questa cosa, l'ultima ce l'abbiamo in casa, questo è importante. A me questo calendario a me piace, perché prendiamo nelle prime 10 giornate prendiamo le squadre più toste, quindi mo è inutile che molte usassano pigliano, io ho pigliato, mica ha fatto la Rubendo il suo calendario. Ma io fino a un certo punto mi cercò. Ma non è che si facciamo una scorreggia, è colpa io. È colpa la panza vostra che mi fa male l'intestino, e quindi un'interrogemina che lo purifica un po' l'intestino. Quindi, calma. Siamo anti Rubendino, ok? Però fino a un certo punto, e noi ogni culo di banana stiamo sempre a dire aiuto e pigliare, mo le prendiamo noi queste squadre e paroppa tocca a Rubens, la ruota gira, anche se come vi ho detto io non sottovaluto nessuno e tutte le partite hanno la difficoltà sua, perché ogni partita è una storia a sé. Giustamente, per chi ha giocato a calcio e ci gioca ancora, ogni partita non va sottovalutata, pure con Frosinone. È vero che è esagerato, però anche con quello. La regola del calcio è questa, mai sottovalutare l'avversario, pure che sulla carta te lo massacri, mai sottovalutarlo. Mo in queste prime 10 dobbiamo dare il meglio già. Anzi, è importantissimo perché all'inizio che noi stiamo buoni in granata, all'inizio che si fa meglio, è molto meglio che Trim,
perché Ulim stiamo in rodaggio, ancora meglio. E però palla, diciamo, dopo la decima, a parte la penultima, sto mentre ci potessimo rilassare, però non bisogna mai rilassarsi, come ti ho detto, ogni partita è sì. Però già questo è importante. Poi è importante, mi piace sto calendario, perciò vi dovete rendere conto, carissimi miei amici azzurri, che ma non esiste una cosa difficile e una cosa facile. Per me sto calendario è ottimo, perché se tu stai in lotta scudetto, tu il rush finale, a parte la penultima, il big match con l'Inter, ma tu è inabordabile. Mentre la tua diretta concorrente, cioè a Juve, perché alla fine stiamo a Juve, Inter, comunque alla fine, perché quest'anno scudetto, parliamoci chiaro, se lo gioca di nuovo in Napoli con la Juve è favoritissima, c'è l'Inter, a Roma per mezzo del portiere poco, non la vedo tanto, ricavarità. Il Napoli ci sta, perché a proposito del Napoli, carissimi miei amici azzurri, io vi dico una cosa. A me piace questo video, ormai la c'è schifata della merdis. Mo arrivo dopo play, non là davanti. Mo deve arrivare il terzino sinistro, tanto attesa, eccetera. Io quest'anno, ui, mo mi sembrerà stonata sta cosa che vuol dire. Noi siamo ancora più forti l'anno passato. Noi siamo ancora più forti. Perché? Mo, giustamente il calciomercato si chiuderà il 16 agosto. Ma se rimarranno le cose così come stanno, per dire, come stanno, noi siamo ancora più forti. Come stanno, però ovviamente deve arrivare sto terzino, un bip si chiama là, sinistro, ma siamo ancora più forti. Voi facciamo fare le preferite agli altri, noi stiamo sempre da parte, è meglio così, ma noi siamo ancora più forti. Voi giù, voi dicite perché? Vuol dire chi? Perché con Ancelotti, il signor Ancelotti sulla panchina, teniamo confermati stessi, punto primo, abbiamo fatto l'inserimento di Verdi, inserimenti di Fabian Ruiz, e stanno un must in coppa a panchina, girerà tutta la squadra a disposizione, tutta, che l'anno scorso c'erano, però non giocavano perché erano a 12-13 l'ora. Mi sono spiegato a quello che io voglio dirvi. Voglio non ci amma credere, noi ci dobbiamo credere, ma mai come a Cristiano ci crede ancora il Cisso. Parliamoci chiaro, la Juve ha preso a CR7 il giocatore attualmente più forte del mondo, ma che ce ne fotta, a me non mi fa paura, a me CR7 fa paura solo di tiri a fermo, mi sono sincero, solo i tiri a fermo mi fa paura, poi il resto rispetto, ma paura mai, sta a fare in coppa campo, sul campo. Questo è il bello, sul campo. E non c'è sto problema. A me non mi fa paura. Io tutto quanto. Aiuto, mo vinci o tripletto, vinci o scudetto, nata volta. Ma chi va a ditto? Solo perché si è abbiato a Cristiano Ronaldo. Ma chi va a fatto sta masciata? Chi? State calmi. Ma sto dopo, perché alla fine potesse arrivare pure come terzino sinistro. Non è in attacco. A me io spererei in un colpo, veramente. Però ormai Cucchisti ci ha già lovato il pensiero. Hanno fatto pure questi scenari. E hanno fatto bene, perché vuole prendere per il culo. E per culo si piglia nessun posto, noi cristiani. Quindi lasciamo il tempo che trova. Ah, per me hanno fatto buone chi li strisciù, perché vuole prendere troppo in giro. A prescindere. Però va dritto, io... chi stanno ci credere ancora chi sei? Per me quest'anno la rosa è ancora più forte. Se rimane le cose come stanno, l'aggiunto però del terzino sinistro, attenzione, chi stanno si ancora più forte? Vuol dire chi? Voi dici, è così,
chi stanno si mancano più forte? O ti dicono ci siamo noi, ben venga un campionato, perché pure il Milan comunque a me non mi rimane un campionato, che pure quando giocano giustamente contro la Rubendus se la giocano tutti, arbitro permettente, se capisci. Perciò dobbiamo essere fiduciosi, vuoi giù? A me essere carico. CR7, non CR7, ma che ce ne fotte. Noi siamo un Napoli. Punto. E basta. E niente, vuoi giù? Io mo vi saluto, un bacio. Sempre e solo Forza Napoli. Lasciate il pollice all'insù. Iscrivetevi al canale. Ecco voi di che fa. Sempre Forza Napoli, vuoi giù? Perché tutto resta è munnez e sicché lui. Sempre. Ciao a you e Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di...